Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Sono andato a vedere qualche giorno fa al cinema L'Esorcista del Papa, film diretto da Julius Avery, il suo terzo film da regista. Il film precedente è stato Samaritan, che è uscito da noi su Prime Video, quel film con Sylvester Stallone, che già in sé non era granché. E devo dire che non avevo grandissime aspettative per quanto riguarda L'Esorcista del Papa, e quindi se entri in sala e non hai già ottime aspettative di questo film, esci dalla sala che alla fine ti diverti anche. Nel senso che ci troviamo davanti a un film che non è un vero horror, in verità. Fa parte della categoria horror, un po' come tutti i generi sulla possessione, esorcismi, eccetera, ma non è alla fine un vero e proprio horror, sembra più una sorta di thriller con risvolti veramente, veramente quasi sul fantasy, mettiamola così. E perché dico così? Perché in verità la trama è abbastanza semplice, c'è cioè il padre Amort che per conto appunto del Papa, interpretato da Franco Nero, ha questa autorizzazione di fare questi esorcismi e come lo stesso padre Amort d'altronde diceva in realtà, perché voglio ricordare che padre Amort è un personaggio realmente esistito, italiano, e appunto faceva esorcista. Probabilmente uno degli esorcisti più famosi al mondo, e come lui stesso diceva, la maggior parte dei casi che lui affronta erano tutti persone con problemi psichici oppure molto, molto suggestionabili. Quindi, la maggior parte delle volte guardavano lui che faceva un esorcista e si autoconvinceva mentalmente che quindi era guarito, ma in verità era solamente tutta farina del suo cervello. Infatti, una volta fatto ciò, padre Amort li affidava a medici, psicologi ed eccetera. Tranne però, come poi viene detto anche nel film, c'è un 2% di casi che poi effettivamente sono realmente posseduti. Ovviamente ci sono anche vari riferimenti al caso di Emanuela Orlandi in una delle scene iniziali del film. E ci sono appunto questi della chiesa che vanno contro di lui perché usa dei metodi poco ortodossi, eccetera, nonostante comunque il Papa continui ad avere fiducia in lui e lo manda in questa abbazia dove l'abbazia in Spagna dove appunto si è verificato questo caso di possessione su questo ragazzino, quindi padre Amort insieme ad un prete che è un prete lì della zona, cerca di scoprire qualcosa dietro al demone che possiede questo ragazzino per poi espellerlo. La trama è abbastanza semplice. E devo dire che innanzitutto il personaggio di Padre Amort è caratterizzato anche abbastanza bene. Padre Amort era un personaggio molto molto bigotto, anche un po' trash in sue affermazioni, e devo dire che nel film alcune frasi lo fanno capire subito e Russell Crowe alla fine ha fatto anche un ottimo lavoro come caratterizzazione del personaggio e anche come interpretazione di Padre Amort, ma anche tutti gli altri membri del cast in verità non mi sono dispiaciuti. La scenografia è molto molto bella, soprattutto poi tutte le scene girate all'interno dell'abbazia, ma il problema principale di questo film è che si vuol far prendere troppo sul serio un film che in verità di serio poi non ha niente, perché soprattutto poi l'ultima mezz'oretta di film sembrava quasi che siamo davanti ad un cinefumetto puro, per finire poi ad un modo alla Indiana Jones veramente veramente assurdo per quanto mi riguarda. E in ogni caso è un film che dura 1 ora e 40,
molto molto scorrevole, non mi ha annoiato, anzi è anche molto veloce, anche molto sbrigativo, devo dire, e su alcune cose anche un po' superficiale, anche per quanto riguarda la scrittura e la sceneggiatura. È basato sulle memorie di Padre Amort, cioè in pratica su vari racconti che lui ha scritto in vari libri, e quindi diciamo non è tratto da un libro specifico di Padre Amort, perché comunque Padre Amort ha scritto vari libri che riguardano la sua esperienza, e sembra quasi come se volessero fare una sorta di franchise, un po' come quella dei Conjuring dei coniugi Warren, cominciare un po' una sorta di saga con Padre Amort. Ma detto questo, ci troviamo di fronte ad un film che io comunque la sufficienza gliela do, perché mi ha divertito. L'interpretazione non mi è dispiaciuta, la scenografia non mi è dispiaciuta, la regia, ma a tratti mi ha lasciato un po' perplesso, però tutto sommato non è nemmeno così male, c'è molto di peggio. Però il lato effetti speciali, troppo troppo cinefumetto, eccetera, mi hanno fatto veramente perdere un po' tutta l'attenzione e l'importanza che volevano dare ad un personaggio come Gabriele Amort. E secondo me, se il film fosse stato girato in Italia con una produzione tipo thriller abbastanza seriosa, piuttosto che fare girare agli americani questa sorta di cinefumetto con super effetti speciali, secondo me poteva uscire fuori un bel film. Che sicuramente era molto più realistico, e io un film del genere gliel'avrei visto bene, sinceramente, all'interno del cinema italiano, soprattutto perché poi Gabriele Amort è un personaggio italiano. E la colonna sonora nemmeno mi ha fatto impazzire, e però devo dire che di canto suo ci sono alcune scene che alcune che sono anche molto carine da vedere, e anche un po' qualcosina un po' particolare, cioè soprattutto agli inizi, ma poi ci sono delle scene che sono un po' trash, un po' assurde, veramente esagerate, e quindi è un film che un po' sembra quasi partire bene, perché poi all'inizio, a parte proprio l'introduzione che lì c'è. Si può già intuire un po' il tono del film, però ancora non propriamente te lo sbatte in faccia il tono. Poi ci sono tutto quello che succede dopo i titoli di testa, che sembra un film fatto quasi abbastanza interessante. Poi però si ha tutta la parte finale che veramente poi il film si rivela per quello che è, come ho già detto prima. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Ci sono stati tantissimi che l'hanno apprezzato e tanti altri che non l'hanno apprezzato. Tra l'altro, il Vaticano e la Chiesa Cattolica sul giornale L'Avvenire si è completamente preso le distanze dal film, dicendo che nel film possiamo vedere tutto tranne che il vero Padre Amort. Quindi, insomma, se lo dicono loro, io questo non saprei dirlo. A parte questo, grazie a tutti per la visione del video. Se vi è piaciuto, condividetelo con gli amici, lasciate commenti, attivate come sempre la campanella per essere avvisati sui prossimi video del canale, e la prossima recensione sarà sicuramente quella della casa, il risveglio del male, che andrò a vedere al cinema, e quindi vi farò sapere anche di quel film cosa ne penso. Penso che dovrebbe essere un po' più serioso rispetto all'esorcista del Papa. Comunque, vi ripeto, l'esorcista del Papa non mi sento di bocciarlo in pieno, perché comunque mi ci sono divertito, ci ho passato un'ora e 40 abbastanza velocemente e abbastanza intrattenuto, quindi devo dire che alla fine, preso per quello che è anche un film abbastanza godibile. Ciao a tutti ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video.